La procura ha indagato per resistenza a pubblico ufficiale il detenuto Viareggino rinchiuso nel carcere della Dogaia, che la notte di sabato scorso ha fatto finire all'ospedale sette agenti della polizia penitenziaria intervenuti per spegnere l'incendio divampato dentro la cella. L'agente più grave è stato giudicato guaribile in 30 giorni dai medici del Santo Stefano per un profondo taglio riportato a un braccio dopo essere stato aggredito con una lama dal detenuto. Meno gravi gli altri colleghi contusi e intossicati, tutti con referti sopra i 4 giorni. Non è ancora chiaro se il detenuto rinchiuso nella sezione di media sicurezza e con all'attivo un corposo elenco di condanne collezionate un po' ovunque nei tribunali toscani abbia appiccato di proposito l'incendio o se si sia trattato di un incidente avvenuto mentre era in corso la preparazione di una bevanda alcolica. Saranno gli accertamenti disposti dalla procura a stabilire la dinamica non soltanto del rogo ma anche dell'aggressione agli agenti assaliti con un taglierino mentre già la cella era piena di fumo e loro tentavano di spegnere il fuoco con gli estintori e gli idranti antincendio. Di sicuro c'è che quando è scoppiato il rogo, il detenuto era completamente ubriaco. I 7 agenti rimasti feriti sabato notte si aggiungono ai 2 colleghi che sono stati costretti a ricorrere alle cure dell'ospedale appena pochi giorni fa, anche loro vittime di un detenuto che gli si è scagliato contro. Ennesimo episodio di una lunga striscia che ha spinto nuovamente i sindacati a chiedere interventi risolutivi, a cominciare dall'incremento della pianta organica della polizia penitenziaria, che non è adeguata a un carcere di massima sicurezza come la Dogaia.